Custodi della montagna. Voci, racconti e riflessioni di chi abita, lavora e mantiene vive le terre alte. La montagna deve essere viva, la montagna deve essere abitata, la montagna deve essere vissuta. Una produzione di Radio Bequit Evangelica e Dislivelli. Benvenuti a Custodi della Montagna, un reportage di Radio Bequit Evangelica e dell'Associazione Dislivelli. Un reportage che racconta attraverso le voci e le storie dei protagonisti l'attualità e il futuro dell'approccio al turismo dolce nelle Alpi torinesi e cuneesi, su cui da tempo ragiona la rete Sweet Mountains. Una prospettiva che vuole coniugare saperi nuovi e antichi attraverso il lavoro culturale, le pratiche di accoglienza e che parla con un linguaggio situato nel presente ma con gli occhi rivolti al futuro. Quindi buon ascolto e buona visione. In questo primo reportage andremo alla scoperta della scelta di vita dei custodi della montagna. Ognuno ha seguito un percorso diverso. C'è chi ha proseguito un'attività familiare precedentemente avviata e chi invece si è lanciato in un percorso totalmente nuovo. E chi invece il lavoro di rifugista lo sentiva nelle ossa sin da piccolo e non ha mai perso di vista l'obiettivo e impostato la sua vita da subito così. La mia passione per la montagna nasce per assurdo con lo sci. Divento guida alpina con quasi l'assoluta certezza di che quello non sia un mestiere, perché in quegli anni non era un mestiere. Si presenta la possibilità di gestire il Jervis e sicuramente quella invece poteva essere un'opportunità per poter lavorare in montagna. Ho frequentato l'istituto alberghiero di Pinerolo, poi avevo questa passione fortissima per la montagna, quindi piano piano ho cercato in qualche maniera di far collimare le due cose, la passione e il lavoro, e la conclusione è stata arrivare a gestire un rifugio. La mia grossa gioia e soddisfazione è che sono passati in questo rifugio un po' per caso, un po' per scelta, un sacco di carissimi amici e di colleghi attuali, e credo che al momento sparsi nei vari rifugi piemontesi non solo ci siano almeno un 7-8 persone che la prima esperienza del rifugio l'hanno fatta in questo posto, quindi è molto bello anche questo, vedere che partendo da questo posto poi c'è stata una continuità anche rispetto al fare questo mestiere. All'incirca nel 2000 ho conosciuto Massimo che lavorava al Jervis e ho lavorato 2 anni al Jervis e poi è nato Leonardo, nostro figlio, e così abbiamo poi deciso di prendere un rifugio che fosse nostro da gestire come famiglia, e quindi abbiamo partecipato alla gara d'appalto per la gestione del rifugio e l'abbiamo vinta, e quindi abbiamo iniziato a fare questa esperienza nuova. Essere guida alpina e gestore del rifugio contemporaneamente è sicuramente un vantaggio sia per una professione sia per l'altra. Ma innanzitutto è ovvio che sono due professioni che si compensano molto. Per me soprattutto guida alpina di una valle che non ha storia alpinistica e che non ha montagne di rilievo, il rifugio è stato praticamente un'opportunità geniale. La scelta è stata sicuramente consapevole, è stato un percorso che poi diciamo per adesso si è concluso al rifugio Selleri. Sicuramente la passione per la montagna in primis. Stare qui per me voleva anche dare comunque la possibilità a Leonardo di crescere in un posto diverso che non fosse una città o comunque un paese più o meno grande. Alla fine hai un po' questa sensazione di essere un po' più padrone del tuo piccolo spazio e anche un pochettino del tuo tempo. C'è chi, seguendo l'amore per la montagna, ha raccolto una sfida e si è lanciato in una nuova prospettiva di vita. Durante il percorso universitario ho poi conosciuto casualmente Ferruccio nel gruppo di amici e con lui ho iniziato a frequentare questo luogo qui, Tures. Sono venuto a abitare qui intorno all'inizio degli anni 90. È stata una scelta di vita perché ormai volevo proprio cambiare vita. Io ho studiato, ho fatto tutte le scuole a Torino, quindi vivevo da cittadino. E poi finita l'università appunto abbiamo deciso di venire ad abitare qui, a iniziare a intraprendere un po' di lavori, prima agricoli e adesso da 2 anni proseguiamo l'attività dei miei e quindi si prosegue nel rifugio. Prima lavoravo in un negozio, in un supermercato, ero responsabile di un reparto e iniziavo a lavorare al mattino alle 6, finivo tardissimo e vivevo sempre chiusa dentro. Il mio sogno a Sondrio era quello di
stare in un posto dove potessi vedere lo scorrere della giornata. Io sono geometra, sono nato a Torino e ho vissuto a Torino fino a 23 anni. Nel mio inconscio avevo sempre una grande passione per la natura, no? Cioè, dentro di me esisteva questa forte esigenza di stare a contatto con la natura. Quindi a un certo punto della mia vita ho deciso di evadere, no? Di andare via come tante altre persone. Io sono laureato in filosofia. Lavoravo, sì, facevo delle traduzioni e quindi lavoravo sul computer e quindi ho detto anche in montagna in attesa di provare a fare qualcosa con la terra. Ci sono stati dei tasselli che si sono incastrati e sono andati a buon fine. Questo era il sogno della mia vita da più giovane, ovviamente, e diciamo che è arrivato un po' tardi, però è arrivato. Avevamo proprio questa idea, no? di trasformare una casa che comunque è grande, questa cascina è molto grande, siamo in due, insomma, e quindi alla fine pensare di creare qualche camera per chi potesse condividere un momento in cui riesce a trasmettere delle cose, no? Cioè riesce a trasmettere che vivere in un posto come questi ha un'energia incredibile e quindi pensare che poi magari anche altre persone possano fare queste scelte. Volevo fare un lavoro che fosse legato al contesto in cui andavo a vivere. E piano piano ho maturato l'idea che questa concretezza della montagna, della terra, mi piaceva di più che la ricerca di un altro tipo di lavoro in città o comunque fuori da qui. Intanto quando sono arrivato qui ho trovato delle persone fantastiche, che erano i miei vecchi, nel senso i vecchi che erano qui, che erano in parte nati qui, alcuni proprio anche in queste case, mi hanno insegnato a tenere la vigna, a fare il vino, l'orto, quante cose nell'orto, fare legna, insomma affrontare tutte le cose che magari devi fare, insomma, quando sei fuori da una città. Diciamo che non era il mio campo, quindi io sono partita non sapendo niente. Ho iniziato da zero, diciamo. Per alcuni, invece, la scelta di diventare custodi della montagna è stata dettata da un cambio radicale di vita per ritrovare i propri spazi e i propri ritmi. Io ho fatto liceo scientifico, poi ho fatto 2 anni e mezzo di scienze forestali e ambientali e poi sono là con 8 esami dati da finire e poi la decisione di venire in montagna. Mia moglie ha fatto liceo artistico, ha lavorato un anno e mezzo con suo papà che faceva il decoratore e poi via di punto in bianco abbiamo deciso di fare questo salto. Ho dato gli esami di stato per essere geometra, però poi in seguito appunto alla passione per il turismo ho restituito il timbro da geometra e ho aperto l'agenzia di viaggi. Ho sempre vissuto nelle valli, da Rodoretto, nel varone di Rodoretto, per 30 anni. Dopodiché mi sono sposato e sono venuto a abitare qua a Prali. Io sono originaria di Bobbio Pellice, sono nata a Bobbio Pellice, ho sempre vissuto in Val Pellice. Ho lavorato per parecchi anni a Malpensa come assistente di volo. Poi mi ero stancata e un bel giorno ero a casa che sfogliavo Riforma e in basso in un angolino la Diaconia Valdese cerca responsabile di struttura. Ho detto ma perché no? Ero a casa in un periodo che non facevo niente, ho detto proviamo. Dall'80 ho lavorato in falegnameria, poi ho lavorato per 9 anni in comune, dopodiché mi sono messo in proprio, ho fatto l'artigiano, falegname. Io ho incontrato quella che poi è diventata la mia futura moglie, che è Valeria, e ancora aumentato l'amore per la montagna perché anche lei lo condivideva e la decisione, diciamo, è stata presa così di getto quando abbiamo pensato di farne la nostra attività. La scelta poi di aprire una casa vacanze, di lanciarsi nel turismo è una scelta anche, dire, un po' di sfida. È stata una decisione presa con coraggio e incoscienza, forse più ancora incoscienza di coraggio, perché non ci rendevamo conto di cosa avrebbe voluto dire aprire un'attività del genere in un posto dove non c'era tutto questo turismo, iniziava a esserci ma non c'era ancora. Poi man mano negli anni è migliorata la situazione. Dal momento che comunque è una zona turistica e posti letto ce n'erano pochi, abbiamo pensato di fare questa struttura qua per allargare un po' il turismo
per dare l'opportunità a qualcuno in più di poter venire qua, anche perché poi ci sono gli impianti sciistici, che c'è una bella richiesta di posti letto, ed è per quello che siamo partiti con questo progetto, che funziona bene. A me è un lavoro che piace molto, perché è un lavoro che comunque riprende un po' quello che facevo prima, quindi noi siamo sempre a contatto, quando siamo aperti abbiamo comunque sempre gente, siamo a contatto con la gente, quindi a me piace un sacco, perché alla fine è quello che ho fatto da sempre. E abbiamo costruito questa struttura, mandiamo avanti l'azienda con mio figlio, che ci dà una mano ogni tanto, e io e mia moglie, e facciamo un po' di agricoltura. A me piace star con le persone, con la gente, chiacchierare, riceverle. È anche un modo per imparare altri modi di vivere, di vita. Hanno stili di vita diversi forse dai nostri, culture diverse. Per altri, infine, è stata una scelta radicale, una vera e propria capriola. Si chiamano prove di vita nel bosco per una famiglia vegetariana. Viviamo qua in questa radura dei boschi della Valpellice. Per un periodo della vita, una decina d'anni prima di venire qua, ho lavorato a Torino, quindi facevo base a Torino e mi occupavo di progetti internazionali. Paola è di Trento, io sono nato a Torino. Siamo arrivati qua per strade strane, così anche abbastanza tortuose, perché... Da lontano, dall'India? Dall'India, ci siamo conosciuti in India, insomma. Abbiamo deciso di provare, cambiare. Lasciare Torino e venire a vivere in una comunità piccola come quella di Ostana, dove avremmo gestito un rifugio che era nuovo, quindi non aveva né clientela, non aveva una storia, che per certi aspetti era la cosa interessante, perché ci dava la possibilità di inventarci il rifugio che immaginavamo. Dall'altra, faticoso, perché non garantiva in nessun modo la possibilità di sopravvivere, perché una struttura grande di 3 piani con camere, bar, cucina, aperto tutto l'anno, perché era una delle richieste specifiche dal bando, che il comune non voleva un locale aperto nei momenti di alta stagione, ma un locale che portasse di nuovo o desse l'opportunità di riportare di nuovo vita in paese. E spesso la vita nei paesi passa dal bar. Abbiamo cercato con un raggio di 50 km attorno a Torino per trovare un luogo dove fare questo lavoro, insomma non era ancora ben chiaro, noi volevamo fare un progetto di vita fondamentalmente e volevamo ospitare un po' come un viaggio al contrario, insomma noi siamo stati sempre ospitati quando viaggiavamo. E abbiamo detto, boh, adesso noi facciamo l'altra parte del viaggio, siamo noi ad ospitare. Mio marito è un fisioterapista di Madrid, quindi lui era già a Torino, lavorava a Torino, aveva già vissuto anche lui in Irlanda, quindi i cambiamenti, quelli proprio da capriola, non ci spaventano. Quindi l'idea di cambiare tutto e provare una nuova avventura non ci spaventa. In quel momento lì esatto noi stavamo preparando le valigie per passare un anno nella Réunion francese durante la mia maternità, quindi forse un pochino di carattere. La cosa che ci ha convinto è che ci sembrava comunque questo un posto dove, anche se la comunità era molto piccola, c'era la possibilità di costruire e di poter dire la nostra. Non era solo andare e aprire un locale. Dalla nostra tentativa sempre di fuggire in giro per il mondo, abbiamo detto, beh, anche questo è il centro del mondo, anche questo è un posto importante, partiamo da qua e costruiamo qualcosa. E non abbiamo mai avuto un attimo in cui ci siamo pentiti. È stata sicuramente una scelta vincente, giusta, soprattutto dal punto di vista umano.